Buon cammino, buonasera, buongiorno, quello che è a casa vostra non lo so. Questo ovviamente non è il classico vlog, questo è un set nuovo per questa nuova serie di 10 episodi che si intitola Guida al Cammino di Santiago, ovvero la mia esperienza sul Cammino di Santiago. In questi 10 episodi cercherò di passarvi quelle che sono state le mie conoscenze, le mie esperienze sul Cammino di Santiago, in modo tale che voi possiate affrontarlo in una maniera piacevole e divertirvi al meglio possibile. Ma parliamo un attimo di che cos'è questo Cammino di Santiago. È una cosa che adesso, in questi ultimi anni, va di gran moda, ovvero è un cammino fondamentalmente spirituale che in antichità veniva fatto appunto per chiedere una grazia al Signore. Attualmente invece viene fatto chi per motivi sportivi, chi per motivi di trekking, chi semplicemente per motivi di spirituali vaghi. È un percorso che parte dalla Francia, dai Pirenei, e si snoda fino ad arrivare a Santiago di Compostela, per centinaia e centinaia di chilometri ovviamente, e che sono generalmente da percorrersi a piedi, circa in 4 settimane, oppure in bicicletta. In realtà il Cammino di Santiago non parte solo dalla Francia, Santiago è una destinazione, quindi in realtà la si può raggiungere da qualunque parte del mondo, si può partire anche da casa, lasciare le chiavi sotto il zerbino e arrivare fino a Santiago a piedi. Diciamo che il cammino di Santiago più famoso è quello francese, ce ne sono anche altri, portoghese, del nord, ce ne sono davvero tanti, ma questo ne parleremo più avanti. Dicevo, il cammino francese, che appunto si snoda a partire da Saint-Jean-Pied-de-Port sui Pirenei e arriva fino a Santiago. È il cammino che fanno tutti, in questi ultimi anni è il cammino più trafficato, si trovano migliaia e migliaia di persone che appunto ogni giorno camminano su questo sentiero, su questa via, dove non esistono tappe prefissate. Ci si ferma quando si è stanchi, si cerca di fare un determinato pezzo di strada per poi fermarsi appunto in questi paesi, in questi ristori, ostelli che ci sono lungo la strada. È sicuramente un'esperienza semplice da compiere, dato che la strada, il cammino è segnalato veramente bene e non c'è assolutamente problema per dormire la notte, salvo nei mesi più affollati come può essere agosto. Comunque generalmente durante l'anno si può trovare a dormire veramente ogni 5 km a prezzi economicissimi. Il cammino non è assolutamente pericoloso, anzi il contrario, sul cammino si vanno a creare una serie di dinamiche tra i vari pellegrini di sostegno, di aiuto, e quindi si ha sempre qualcuno accanto, si ha sempre qualcuno in caso di bisogno, e anzi forse la cosa più bella che rimane del cammino sono proprio le amicizie, i legami che si creano durante lo svolgimento dello stesso. Il cammino è assolutamente un'esperienza di vita, è una di quelle cose, una di quelle avventure che adesso come adesso, ai giorni d'oggi, è difficile intraprendere con una certa sicurezza, perché si potrebbe prendere e andare a fare la camminata sulle Ande di qua e di là, però in realtà è forse più facile andare a buttarsi in un'esperienza come può essere un cammino, con tutti i comfort tra virgolette che questo cammino può appunto garantire. Le persone che si possono trovare sul cammino sono le più disparate, si trovano ragazzini davvero giovani, pensionati, veramente di tutte le età, ma soprattutto di tutte le etnie da tutto il mondo. È un cammino molto famoso, quindi si trovano dagli americani ai coreani, a veramente qualunque cosa trovate. La lingua ovviamente universale è l'inglese, cercate di avventurarvi sul cammino masticando un po' l'inglese, perché altrimenti vi perdete degli incontri molto belli, delle esperienze, delle persone molto belle. E fondamentalmente i motivi che portano queste persone sul cammino sono le più disparate: c'è chi ha perso il lavoro e vuole fare chiarezza nella sua testa, c'è chi ha perso il marito o la moglie e quindi non sa da che parte cominciare, c'è invece semplicemente chi vuol fare questo tipo di esperienza perché si sente una sorta di avventura dentro e vuole provare a buttarsi in un viaggio che sia un viaggio, non una vacanza. E comunque le risposte non sono mai categoriche, di solito si inizia e non si sa come va a finire. Una volta un pellegrino mi ha detto una cosa che veramente rende l'idea: una volta si andava sul cammino per salvare l'anima, ora si va sul cammino per trovarla, ovvero per ritrovare se stessi. Un fenomeno degli ultimi anni è proprio la presenza del Cammino di Santiago sui media più comuni, come su internet, come in televisione. Lo si vede molto più spesso di una volta. Di conseguenza, molte più persone approcciano questo tipo di viaggio, alcuni anche con molta superficialità, ad esempio. Un minimo di spiritualità, a mio avviso, sul cammino nasce. Se non si parte con la spiritualità, sul cammino la si trova.
Molte persone invece affrontano il cammino come quasi un pacchetto vacanze, fanno il gruppetto e vanno in gruppetto e non parlano con nessuno, non scambiano momenti con nessuno e questo va un po' a perdere l'essenza del cammino stesso. Altra cosa ci sono i trekker, ovvero gli sportivoni, quelli che partono la mattina all'alba e arrivano prestissimo e non si godono l'essenza del cammino. Il cammino non è una camminata, il cammino è la condivisione di questo pezzo di strada con le altre persone, la condivisione dei panorami, la condivisione dei momenti speciali, insomma. Molti si chiedono se sia il caso di affrontare un cammino del genere da soli o in compagnia. E per quanto mi riguarda, per quanto è la mia esperienza, che è di 3 cammini di Santiago, 2 a piedi e 1 in bicicletta, io vi consiglio, se siete in bicicletta, di affrontarlo in coppia o almeno in 2, forse con 3, 4, 5, insomma l'importante è andare con qualcuno in bicicletta. E specialmente se in bassa stagione, mentre se invece andate a piedi, il mio suggerimento è quello di andare da soli. E perché? Perché sul cammino francese ci sono davvero tantissime persone, quindi se si è soli è anche più facile uscire dal proprio piccolo guscio, fare conoscenza con altri e condividere la cosa con magari persone da tutto il mondo e riuscire a essere più estroversi, riuscire a aprirsi di più verso gli altri. Mentre se si va in coppia o in gruppetto, come vedo tanti fare, la cosa viene un po' persa, perché ci si chiude nella coppia, ci si chiude nel gruppetto e ci si isola un po' dalle altre persone, che sono la cosa più bella, la cosa più ricca del cammino stesso. Se si va in bicicletta invece la cosa cambia un po', perché i tempi in bicicletta sono diversi. Una tappa in bicicletta equivale a 2 tappe a piedi, di conseguenza i ritmi sono diversi, forse è meglio avere qualcuno con cui scambiare 4 chiacchiere durante la tappa in bicicletta. Se andate in agosto troverete una miriade di ciclisti, quindi il problema non si pone. Però se andate in periodi come marzo, aprile, maggio, la cosa ovviamente si complica, perché ci saranno meno ciclisti, quindi magari in quel caso lì sarebbe da andare in coppia. L'età consigliata per il cammino di Santiago, come dicevo prima, non esiste. La può fare il bambino e la può fare l'anziano. Io ho visto famiglie con bambino nel passeggino fare queste tappe del cammino, ho visto persone col bastone, ho visto uomini in sedia a rotelle, ho visto veramente di tutto. È a portata di tutti, l'importante è fare quello che ci si sente. Si può fare tappe da 10 km, da 20, da 30, persone ne fanno anche da 40 km. Come ci si sente? È per tutti. Magari sarebbe interessante un minimo di preparazione atletica, anche se in realtà non ce n'è bisogno, però ovviamente camminare giorno per giorno, sollecitare le gambe, le ginocchia, i piedi tutti i giorni per settimane creerà uno scompenso al nostro corpo, che non è abituato a questo genere di attività. Di conseguenza, per quanto mi riguarda, io mi sono trovato bene a fare un mesetto di preparazione prima dei miei cammini. Cosa vuol dire? Niente di speciale, magari 2 o 3 volte a settimana farsi una camminata di 2-3 ore, ovvero esci dal lavoro, ti vai a fare una camminata al parco di un paio d'ore, magari cerchi un po' di salita, cerchi un po' di discesa, cerchi di allenarti un attimino, oppure il weekend invece che stare al centro commerciale si prende su e si va in montagna, al lago, dove avete la possibilità di andare, e camminate, 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 preparate i piedi e preparate le ginocchia, ovviamente mettete le scarpe che indosserete durante il cammino. Ma insomma, questo voleva solo essere un'introduzione a quelli che saranno i prossimi video, in cui andremo ad approfondire tutti i singoli argomenti di cui ho parlato in questo video. Parleremo della preparazione, dell'equipaggiamento, del viaggio stesso, della credenziale e della compostela. Parleremo di come fare il cammino, se in bicicletta, se a piedi, se col mulo, se con gli animali, col cane, se siete disabili. Parleremo degli alberghi, dove dormire, ovvero parleremo del mangiare, di come e dove mangiare, dell'assistenza sanitaria, dei costi, del wifi, di telefonare, di tutte queste cose che possono essere interessanti per persone appunto che hanno un grosso punto di domanda sul cammino di Santiago, che non sanno se partire oppure no e che magari possono appunto giovarne. Non mi resta che appunto ringraziare JoJo's di Joe's Journey, che è un ragazzo che ha appunto compiuto la Via degli Dei, che è un cammino diverso, un cammino più breve, che parte qui in Italia da Bologna fino a Firenze. E per quanto riguarda la cadenza di questi video, saranno pubblicati i giovedì, quindi il martedì la programmazione del vlog rimarrà invariata, continuerò a pubblicare i vlog, mentre giovedì, per 10 giovedì, avrete la guida al cammino di Santiago di Compostela. Niente, io vi saluto e vi auguro un buon cammino.
stick stuff. Eccoci qua! This is amazing! Questo è mio nuovo amico, my new friend, Cole! Is it a video? Yes. Oh, I didn't know that. I thought it was...